Airrus vuole presentarvi il materiale che utilizzerà in due nuovi modelli del 2016, Bora e Ultra X. A fine 2015 siamo venuti a conoscenza di un nuovo prepreg con delle caratteristiche davvero rivoluzionarie per quanto riguarda resistenza alla compressione e resistenza alla trazione, che sono da sempre due talloni d'Achille dei comuni blank in fibra di carbonio. Per la realizzazione di prototipi con questo nuovo materiale abbiamo utilizzato la nostra tecnologia multimodulare, che prevede da sempre spessori diversi e moduli diversi in differenti zone del blank. Questo per conferire all'attrezzo l'azione ottimale per cui è stato pensato. Un altro risultato sorprendente di questo materiale è che ci permette di limitare al minimo l'uso di coating protettivo esterno. In questa sezione di canna, privata del rivestimento esterno, potete vedere quanto è minimo lo spessore di epoxy e di vernice. Vi diamo una dimostrazione pratica delle caratteristiche di resistenza alla compressione di questo materiale applicando una grande forza longitudinale rispetto al blank stesso. Il punto debole dei convenzionali blank in carbonio è la resistenza quando lo sforzo è concentrato in un punto specifico, magari durante il combattimento effettuando una piega impropria. Ecco in azione a Bora. Questo è cosa riesce a fare la Ultra X. I blank delle Ultra X sono realizzati per essere pressoché indeformabili fino al primo anello, fattore cruciale per avere una grande potenza di ferrata dovuta a una deformazione molto limitata dell'attrezzo durante la fase di hook setting. La parte centrale è quella che deve svolgere il combattimento con il pesce, mentre al tip è affidato il compito di essere sensibile e di proiettare l'esca con precisione a distanza. Per quanto riguarda invece l'azione delle Bora, l'obiettivo è stato quello di creare un attrezzo in grado di lanciare l'esca a distanze veramente notevoli, ma allo stesso tempo di essere assolutamente progressivo in combattimento. Questo per non slamare il pesce quando si utilizzano le hard baits con ancorette. Ora non vi resta che scoprire le potenzialità di queste ultime date,